Benvenuto a questo appuntamento sempre col secondo giorno di Civil Week 2022 per Milano. Siamo qui con due esponenti del progetto La Strada, mi prometto di spostare per far vedere anche la locandina alle mie spalle. Intervistiamo due appunto esponenti che ci diranno un po' del perché e il come siamo qui. Sì, no, appunto siamo qua come cooperativa La Strada all'interno del progetto Made in Corvetto. Abbiamo costruito una serie di eventi insieme ad altri soggetti della rete locale del Corvetto. Adesso diciamo che c'è un evento in corso, una presentazione di un progetto con l'associazione AIM per tutto un lavoro che è stato fatto sul quartiere, mentre domani avremo una serie di workshop la mattina qui in Piazza Ferrara e all'interno del mercato, anche in caso di pioggia, dove ci saranno laboratori di terracotta, di panificazione, con fiori recisi, teatro per bambini. E poi si mangerà qua alla cucina di quartiere, quindi finiti questi laboratori che vedono il coinvolgimento appunto di varie associazioni del Corvetto, mangeremo, ci rifocilleremo e dopo cosa succederà? L'evento centrale sarà questa camminata per il quartiere guidata da alcuni abitanti con cui abbiamo proprio costruito la camminata, quindi raccontando un po' la storia di alcuni luoghi per loro significativi, o perché hanno un significato storico, o perché per loro hanno un valore per la loro storia personale. Quindi abbiamo scelto dei luoghi e su questi luoghi poi abbiamo costruito, dedicato delle tappe, e dove racconteremo un po' delle storie inventate, un po' delle storie loro personali, un po' di narrazione di quello che è stato il passato, la storia di alcuni quartieri. E quindi diciamo il centro saranno gli abitanti che racconteranno il quartiere dal loro punto di vista. Molto importante, è la prima volta che fate parte della Civil Week o che avete modo di potervi pubblicizzare? Sì, sì. Come mai avete avuto questa intenzione? Ci piaceva l'idea appunto di fare un qualcosa che accomunasse sia le associazioni, perché appunto Corvetto ha anche un sacco di associazioni che fanno tante belle cose in quartiere, sia di abitanti. Ci sembrava un'opportunità, certo, insomma, da non perdere per riscoprire il quartiere. Sì. Anche perché un altro elemento abbastanza centrale un po' del nostro modo di lavorare è di fare rete. Okay. Quindi tutto quello che abbiamo creato durante la giornata di domani, dai laboratori del mattino alla camminata del pomeriggio, sono tutti in collaborazione con altre associazioni che faranno delle partecipazioni nelle varie tappe e nei vari laboratori. Quindi il centro poi è non tanto la qualità del prodotto finale, certo, ma il processo che ci ha portato a fare un lavoro di rete. Possiamo vedere tutti gli appuntamenti, se vogliamo inquadrare da questa parte, per anche gli amici a casa, che si svolgeranno in tutta la mattinata di domani. Anche domenica c'è qualche appuntamento? No, domenica. Ci fermiamo sabato. Okay. Ci fermiamo domenica, domani, ci diamo tutto il meglio domani. E invece due cose sulla strada, cosa potete dirci? La strada è una cooperativa che lavora sul territorio del Corvetto da 41 anni, quindi wow, diciamo storicamente molto addentro a quelle che sono le dinamiche del Corvetto, ma anche in generale insomma del municipio. Si occupa appunto dai bambini all'infanzia, quindi all'adolescenza, all'adulto, ma anche appunto con gli anziani, quindi diciamo che un po' a 360 gradi sul quartiere, ed è anche appunto un po' di riferimento di questa zona, di questo contesto. Perfetto. È al centro del Corvetto, quindi si colloca proprio la strada in quel senso. Dentro qui. Perfetto. Volete lasciare qualche contatto per chi volesse raggiungervi da casa, qualche pagina Facebook, qualche contatto avete? Abbiamo una pagina Facebook del progetto Made in Corvetto, okay, che è appunto un progetto di Fondazione Cariplo. Perfetto. Che rimanda anche al sito, che dà la possibilità eventualmente di iscriversi o comunque di rimanere aggiornate sulle iniziative che facciamo appunto come progetto, che è un progetto di rigenerazione urbana su base culturale e sociale. Perfetto. Grazie mille, ricordiamo appunto gli appuntamenti di domani, siate numerosi che anche il tempo sarà dalla nostra, speriamo. Speriamo. Grazie ancora del collegamento e a voi in studio.